tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Addio ai coniugi Fraticelli, a Calcinelli l'ultimo saluto nella chiesa del paese. Ecco l'uomo che ha messo in crisi il comune di Fano, allevando cigni e anatre nel canale Albani. Blitz dei sindaci nell'ospedale di Fossombrone per vedere la qualità dei servizi offerti. Addio ad Angelo Gaggiano, ucciso nel sonno da un infarto fulminante. Archiviate le polemiche sul budget, a Fano si è chiusa l'edizione estiva del Carnevale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Oggi a Calcinelli è stato il giorno dell'addio ai coniugi Fraticelli, morti e uccisi in un incidente stradale provocato da un automobilista ubriaco. Cerimonia composta, asciutta, misurata, in una mattinata densa di tanta emozione e sentimenti contrastanti, quella dell'ultimo saluto ai coniugi Fraticelli, stamattina in una chiesa Santa Croce a Calcinelli, stracolma di amici, conoscenti, concittadini, tra cui il neosindaco Stefano Guzzi ed il comandante dei carabinieri di Saltara, Antonello Pannaccio, oltre a tantissimi fanesi. Una chiesa incapace di contenere le tante persone che hanno voluto essere vicini alla famiglia e ai tre figli di Remo e Adriana Fraticelli, Roberto, Paola e Massimo, tragicamente deceduti in quel fatale incidente la sera dell'8 luglio, appena partiti dall'azienda di famiglia. Uniti quel giorno, nella sorte come nella vita e come oggi in chiesa, appaiati nei due feretri sotto gli occhi di tutti, esempio nella vita come nella morte. Composto e misurato anche Don Giuseppe Monaco nel celebrare il rito funebre assieme a Don Vincenzo Solazzi di Fano 2, particolarmente legato ai coniugi Fraticelli, quasi a far da contraltare alla compostezza e al dignitoso dolore dei figli che ha colpito tutti i presenti. Se facciamo convivere la parola del Signore dentro di noi, anche una morte così, come quella di Loris e Adriana, trova il suo senso, dice il sacerdote nella scarna omelia. La memoria, l'affetto per loro continua, sono dentro di ognuno di noi qui presenti, ma solo con l'aiuto del Signore possiamo trovare una risposta. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi, rivolgendosi ai familiari, il sacerdote li incita a perpetrare la loro memoria di coniugi, di famiglia, di genitori, con lo stesso spirito e amore con cui Loris e Adriana ci hanno voluto bene. Poi la cerimonia è scivolata via nel silenzio e nel dolore raccolto di tutti, fino all'uscita dei feretri sul sagrato della chiesa, dove tra le tante persone in attesa un brusio sommesso, come un racconto fatto da una voce fuori campo che ripercorre con i se, i ma, i forse, i chissà, tutta la tragica vicenda da quel sabato ad oggi. Dopo il rito funebre, il corteo è partito verso il cimitero di Monte Maggiore al Metauro, dove Adriana e Loris sono stati sepolti nella cappella di famiglia. C'è stato un incidente stradale nelle prime ore del pomeriggio a Lucrezia di Cartoceto, poco dopo le 13:30 in via del Casello. Probabilmente si tratta di una mancata precedenza alla ragione di questo scontro tra queste due auto, una condotta da una donna sulla sessantina di Cartoceto ed una Fiat 16 condotta da un fanese di 40 anni. Nell'urto ha riportato conseguenze fisiche solo la donna, che è stata trasportata al pronto soccorso di Fano per gli accertamenti del caso, mentre nessuna conseguenza per l'uomo. Sul posto, per i rilievi di legge, una pattuglia della polizia locale di Cartoceto.
Se il canale Albani è popolato da cigni, anatre e oche, lo si deve ad un signore che negli anni li ha allevati e cresciuti. Un gesto però che il comune di Fano oggi bolla come sconsiderato. Com'era prevedibile, la morte di diverse anatre e cigni nel canale Albani ha provocato indignazione tra i cittadini e diversi moti d'opinione. E come era prevedibile che fosse, anche che la cosa finisse in quella macelleria messicana che si chiama social e Facebook, dove ognuno sfodera la propria ineluttabile verità, o detta la madre di tutte le soluzioni ideali, con draconiane sentenze. Se in questo vortice ci finiscono persone comuni, sta nelle cose, ma quando l'irresistibile attrazione fatale di questi frullati di pensieri e parole la subiscono dirigenti o amministratori comunali, è inevitabile che qualcuno si indigni o non stia più al gioco, come Giuseppe Curina, agronomo esperto di fitoterapia, che per amore della natura e degli animali, in tempi non sospetti e sotto gli occhi di tutti, compresi quelli di chi ora punta il dito, ha reso questo angolo di Fano una piccola isola felice. A questo gioco allo scaricabarile non ci sto, e quindi voglio dire che non sono né scellerato né irresponsabile, non l'ho fatto per fare una bravata quando nel 2004 iniziai a buttare qualche anatrina. È vero, una colpa ce l'ho, non ho chiesto l'autorizzazione a nessuno, ma perché non è che ho rilasciato 50-100 papere tutte d'un botto, ne ho rilasciate 3-4 all'inizio che erano un regalo per mio figlio, poi è successo che se ne sono aggiunte altre, alcune hanno aggiunti altri, alcune sono arrivate anche da sole, perché c'è stata anche qualche papera irresponsabile e scellerata. Io vorrei deporre l'ascia di guerra, nel senso che vorrei far finire queste polemiche, perché io ho cuore fano, loro non lo so cosa, e siccome questo spettacolo del canale Albani così credo che non piaccia a nessuno, se vogliamo continuare a tenerlo così, allora ce lo dicano, però bisogna che prendano, non che scaricano su qualcuno, dicono: noi il canale ci piace così, cioè d'estate bello asciutto, maleodoranti, con i pesci che muoiono, perché quando non ci saranno più le oche e le anatre, cosa si inventeranno? Questi signori daranno ancora la colpa a me della morte dei pesci? Non penso che lo potranno fare. Allora si inventino qualcos'altro, oppure si mettono a un tavolino insieme all'Enel e magari si mettono d'accordo, dice: ripristiniamo quest'oasi che era bellina, che piaceva a tutti, bambini, turisti. Tra l'altro hanno la possibilità di farci bella figura. Io da parte mia metto a disponibilità la mia opera gratuitamente, come ho sempre fatto, anzi anche i soldi come ho sempre fatto, però voglio un segnale da loro a sto punto, altrimenti loro dicono no, sono proprietari, quindi sono liberi di dire quello che vogliono. Noi non vogliamo più questi animali perché ci danno fastidio, perché e lo dicono la popolazione, e poi deciderà la popolazione, perché può darsi che abbiano anche ragione loro, io non lo so. Accusare Curina di essere il responsabile della morte degli anatidi solo per la scellerata scelta di averceli messi è come dire: la colpa non è dei ladri se entrano dentro casa e ti rubano i gioielli, sei tu che non dovevi tenerceli. Blitz di alcuni sindaci nell'ospedale di Fossombrone per verificare in prima persona la qualità dei servizi offerti. Questo pomeriggio alle 16 tre sindaci del territorio, Fossombrone, Montefelcino e Sant'Ippolito, ed un assessore del neonato Colli al Metauro si sono dati appuntamento davanti all'ospedale di Fossombrone per valutare la situazione al suo interno e rinforzare così il sodalizio che li ha uniti, per protestare con una lettera presso la Regione Marche per lo stato di insufficienza dei servizi ai cittadini sul fronte della sanità. Il pericolo, a loro vedere, è quello del perdurare delle condizioni attuali che porteranno i livelli di garanzia dell'emergenza-urgenza sotto la soglia di sicurezza, soprattutto per il delicato periodo estivo. Confermiamo le nostre richieste, che sono assolutamente indispensabili per il nostro ospedale, punto di riferimento non solo per la stessa Fossombrone ma per tutta la vallata. Quindi riteniamo che sia importante continuare, che questo ospedale possa garantire almeno un minimo di servizi necessari alla cittadinanza, cosa che ultimamente non sta accadendo. Quindi abbiamo già fatto un documento inviato ai vertici sanitari regionali qualche settimana fa, purtroppo ancora non abbiamo avuto risposte, quindi siamo qui a ribadire le nostre richieste e anzi a farne altre, perché poi ho inoltrato un ulteriore documento che, diciamo, estende ulteriori preoccupazioni per la situazione del nostro ospedale. Addio ad Angelo Gaggiano, poliziotto che è rimasto ucciso sabato notte nel sonno.
Morto improvvisamente all'età di 73 anni, Angelo Gaggiano, dirigente di polizia, per anni in servizio anche nella questura di Pesaro e Urbino. Laureato in giurisprudenza, era entrato nella Polizia di Stato come funzionario. Ha prestato servizio in diverse città italiane, tra cui Genova, all'epoca del G8. Gaggiano ha diretto anche i commissariati di Fano e Urbino. Nella città ducale arrestò un procacciatore finanziario che aveva dilapidato miliardi di vecchie lire in risparmi a tantissime famiglie urbinate. I colleghi lo avevano soprannominato Muscolotto per il suo stile di vita salutista. Lo ha stroncato un infarto fulminante nel cuore della notte, nonostante Gaggiano stesse benissimo e mostrasse un fisico da quarantenne. In pensione dal 2004 lascia la moglie Marilena e i figli Alessandro e Ivana, due professionisti di spessore. Il suo funerale si terrà martedì 18 alle 16:30 a Pesaro, nella chiesa dei Cappuccini. Adesso ci spostiamo a Pergola, precisamente a Bellisio Solfare, dove oggi verso le 13 un incendio si è sviluppato su un tetto di un casolare non abitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, avvisati da alcuni residenti del posto. A causa del troppo vento, la copertura della struttura è andata completamente distrutta. Archiviate le polemiche sul budget a disposizione per il carnevale estivo, domenica si è chiusa la kermesse sul lungomare di Fano. Aspettando il carnevale, quello invernale, la tre giorni della carnevalesca andata in scena lo scorso fine settimana per ricordare i bei tempi, sognare molto e aspettare ancora parecchio, ha dato alle molte persone che sono transitate per la Sassonia una piacevole sensazione di quante belle cose si possono mettere insieme per passare comunque una serata in allegria con un budget contenuto. Musica dal vivo, cibo da strada, esibizioni e DJ set e 100 metri di strada chiusa al traffico, oltre a tante e diverse interpretazioni di feste legate al carnevale, come quello della gemellata città di Rastad. Del nostro Made in Fano a ricordarlo materialmente, i carri di seconda categoria, spenti e fermi, piantati a terra come puntine da disegno su un foglio, ma pur sempre esempio tangibile della sfilata in Viale Gramsci. La serata più frequentata, come era immaginabile, è stata quella del sabato con la notte caraibica in un trionfo di colori e ritmi. A chiudere poi la domenica è toccato al personaggio fanese per antonomasia, El Voulon, altro raccordo tangibile con il carnevale invernale. Aspettiamo tutti lui allora! Allora, tra poco in cucina con lo chef e poi uno speciale su sapori e motori. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con Occhio ai giornali. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.